di dare e di smarcarsi da questa difesa molto aggressiva di San Giorgio. Questa difesa è stata attuata tutta la fine della partita, ma non aveva in quel momento in cui il frangente ha portato alcun risultato. Vediamo se questa volta è riuscita a vincere. Avete visto la pressione del San Giorgio, è riuscita a sottrarre il possesso di palla con il numero 10, Davide Schip, scatta subito in contropiede, salgono velocemente i San Giorgini, c'è un passaggio in centro area per Bonetto, anzi Delfin che realizza micidiale in questo caso l'azione del San Giorgio. Quindi doppietta di Delfin, porta 2-0 il San Giorgio sul circolo marino mercantile. Ecco, il circolo marino mercantile ritorna in avanti, 2-0 il punteggio a favore della squadra friulana. C'è qualche momento di disorientamento, c'è un estimo. Nuovamente il numero 33, la palla colpisce la traversa, non è nulla di fatto in questa azione, riprende perciò il San Giorgio con lungo lancio in contropiede. Il numero 10 riesce a recuperare il pallone stesso, ma l'arbitro decreta un fallo dalla mimica del direttore di gara. Nuovamente Trieste in avanti, si trova con un giocatore in più, ecco, recupera nuovamente la difesa San Giorgina, però la palla esce. E in un angolo a favore del circolo marino mercantile. Abbastanza piacevole e dinamica questa partita di finale per il quinto posto, no? Cosa dici? Sì, certamente, forse c'è minor nervosismo di quella che ho visto ieri, forse anche vista l'ora presta, sono più svegli adesso. Sì, sì, indubbiamente. Mi sono lasciato prendere. Un'altra musica rispetto alla prima partita di stamani, che era veramente, si vedeva un po' le squadre molto stanche ancora. Se non sbaglio, questa qua è l'ottava partita che giocano in 24 ore. Perciò qualche segno di stanchezza potrà esserci specialmente a fine anno. Nuovamente in attacco il San Giorgio. Attacco del San Giorgio con Delpini come uomo più arretrato e serve Schiff che restituisce di nuovo Delpini, cerca di sbilanciare la difesa, passaggio per Bonetto Davide che va al tiro dal centro area, la tiro intercettato dal Trieste. Trieste che parte in contropiede con Bigaglia Carlo, si ferma, aspetta il posizionamento dei suoi compagni. Adesso le difese sono schierate, non aggressiva il San Giorgio come pochi minuti fa, 2-0 probabilmente vuole mantenere, c'è un fischio arbitrale che riconsegna la palla al San Giorgio, probabilmente c'è stato un fallo. 2 minuti e 40 come mancano, scusate, 2 minuti e 40 con il San Giorgio in vantaggio di 2-0, contropiede con Schiff che va al facile bersaglio d'angolato sulla destra. Due passaggi e subito a rete il San Giorgio. 3-0, e volevo ricordare anche che la partita è la radio, c'è la radio la sua radio presenza, www.radiopresenza.org, oppure se qualcuno ha la radiolina qua 99 MHz, zona Insadinino. 3-0, c'è qualche problema per recuperare il pallone, eccolo, cronometro fermo. Campo. Mancano, perciò Mario, quanto manca la fine? Circa 2 minuti. Ecco, 2 minuti per le squadre ancora, poi ancora un tempo, perciò c'è ancora un po' di fatica da fare per chiudere questo torneo, almeno per il quinto e sesto posto. Trieste perciò cerca in qualche modo di trovare delle soluzioni di gioco, buona difesa da parte del San Giorgio, il tiro adesso è ripartuto dal numero 2. Delpini, Michele Delpini, il numero 2 in quel caso portiere del San Giorgio. Delpini che oltre a fare i gol è anche un buon portiere visto che è riuscito a ripartire questo tiro certamente non facile da... Ecco un estimo. Visto la spintonata regolamentare,
perché questo sport è possibile spintonare l'avversario e cercare di capovolgere l'imbarcazione d'avversario. Solo con possesso di palla. Ovviamente, e basta farlo anche nei punti, nella spalla, nei fianchi, quindi nei punti consentiti da regolamento. Di nuovo l'attacco con il San Giorgio, porta palla il numero 2 del team, palleggia con il 7 Bonetto, apre sulla sinistra con Davide Schiff, serve al centro il capitano Piccini che preferisce far ripartire l'azione dall'arretrato del team. Piccini con un passaggio veloce su Di Pascoli che commette fallo, palla nuovamente appoggiandosi all'imbarcazione avversaria. Alla squadra di Trieste che rilancia con un lungo passaggio però infruttuoso in quanto Marini riesce a recuperare. E infatti la palla arriva sicuramente nel raggio d'azione del capitano Piccini che scelta Di Pascoli, di nuovo apre sulla destra per Bonetto. Delpini, il solito tiro fortissimo di Delpini, ribattuto però dalla difesa, c'è un tentativo ulteriore di Di Pascoli. Schiff dall'angolo e in questo momento termina il primo tempo. 3-0, vantaggio del San Giorgio sul Circolo Marina Mercantile di Trieste.